Benvenuti a questa nuova puntata, sempre qui dal Parco Faunistico La Torbiera. Oggi vi illustrerò due specie a rischio estinzione, il cervo pudu e il crisdocione. Entrambe queste specie sono di origine sudamericane. Il cervo pudu è il cervo più piccolo del mondo. Pensate che da adulto può raggiungere un'altezza di 35 centimetri. Questa specie però è in via di estinzione per colpa del randagismo, cani randagi abbandonati da cittadini privati che, vagando sul territorio appunto sudamericano, predano questa specie. E negli anni il numero appunto è calato. Ma questo parco, insieme al governo sudamericano, ha istituito un progetto scientifico per la conservazione e la riproduzione di questa specie, tant'è che qui è presente una coppia. Attualmente, infatti, grazie a questa collaborazione, il numero di esemplari ha visto scongiurare questa minaccia. Il crisocione, altrimenti detto lupo sudamericano o lupo dalla criniera, è un predatore, è un canide, ma la sua dieta è molto variegata. Si nutre infatti di frutta, di vegetali, di piccoli roditori come topi, ratti o altri piccoli mammiferi, ma anche insetti. La particolarità di questa specie è che presenta orecchie molto molto grandi e zampe molto lunghe. Perché? Perché lui vive nelle pampas, nelle praterie del Sud America e per cacciare deve essere in grado di individuare la sua preda proprio in mezzo a questa folta vegetazione. Purtroppo però il crisocione è stato vittima di molti pregiudizi, perché viene imputato a lui l'attacco al bestiame, quando in realtà, ancora una volta, il problema è il randagismo. Ricordiamo che non solo i cani randagi, ma anche i gatti randagi e altri animali domestici abbandonati sul territorio possono creare gravi danni all'ecosistema. Ecco perché è importante sia tutelare gli animali domestici, mettendo in campo delle buone norme di convivenza, ma soprattutto favorire i programmi di conservazione e riproduzione di queste specie minacciate di estinzione. Un saluto a tutti e alla prossima puntata!